la Fondazione Golinelli a Bologna raddoppia, anzi triplica. L'11 ottobre è stato inaugurato il nuovo Centro Arti e Scienze, progettato dall'architetto Mario Cucinella. Una giornata ricca, iniziata al mattino con la presentazione della mostra Imprevedibile e terminata in serata col concerto di Ezio Bosso, accompagnato dalla performance di Rasti. L'artista bolognese, dotato di un visore, ha animato la facciata del centro coi suoi graffiti virtuali, seguendo le note della Stradivari Festival Chamber Orchestra. Apriamo in questo spazio dedicato, in questo padiglione dedicato, uno spazio di osservazione e di maturazione del tema, di scavo, che durerà circa un paio d'anni, ma è un luogo che vuole essere contaminazione per i giovani che già imparano all'opificio Golinelli i rudimenti della scienza, diciamo, e che possono anche imparare, che impareranno a fare impresa, ma devono anche riuscire ad educarsi a fare cose belle attraverso questo linguaggio della contaminazione tra arte e scienza. Noi stiamo provando a mettere insieme un ecosistema che tende ad essere una lepre, un punto di esempio o di fuga sul quadrante nazionale. Il risultato era proprio questo, no? Una scatola di luce. Adesso in questo specifico caso con i video si abbassano le tende e si oscura lo spazio, se ci fai un concerto può rimanere aperto con tutte le correzioni acustiche. Nella sua semplicità c'è una grande precisione, ecco, perché gli elementi precisi, montati con precisione, trasformano quella precisione in una bellezza. Ecco. E dopo il Centro Arti e Scienze, a fine 2018, sorgerà anche il nuovo incubatore d'impresa, dove saranno coltivate idee per aziende innovative. Questo sarà dunque anche un vero e proprio ecosistema, sia dal punto di vista culturale e progettuale, ma anche dal punto di vista fisico, favorendo lo scambio di ragazzi, di imprenditori, di ricercatori, di professori. Si completa così la città della conoscenza dedicata ai giovani, dall'età della scuola fino alla creazione di start-up, passando per le attività di ricerca scientifica. 100.000 presenze all'anno in questi complessivi 14.000 metri quadri dedicati all'innovazione. Un progetto immaginato e voluto dal mecenate Marino Golinelli, già fondatore dell'Alfa Wasserman, che finora ha investito 85 milioni di euro in questa iniziativa e che ha deciso di lasciare anche un pezzo del suo patrimonio personale per le attività future della fondazione. È la mia eredità per il sogno dei giovani, ha spiegato Golinelli. Diamo la possibilità ai giovani di coltivare un futuro, i loro sogni. Bravo.